Nel cielo stellato, quella notte, nulla faceva presagire le cose strane e misteriose che di lì a poco sarebbero accadute. Mentre i babbani, ignari di tutto, dormivano, dalle tenebre piovve un'enorme motocicletta cavalcata da un gigante. Il gigante, di nome Hagrid, lasciò un involto di coperte davanti all'ingresso dell'abitazione al numero 4 di Private Drive. Fra le coperte c'era una piccola creatura. Harry Potter, il bambino sopravvissuto. Per 11 lunghi anni, Harry visse con i suoi terribili genitori adottivi, i Dursley. Finché quel fatidico giorno ricevette la lettera che lo invitava a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Hagrid portò Harry a Diagon Alley per acquistare del materiale scolastico decisamente fuori dal comune. Poco più tardi, Harry salì sull'espresso per Hogwarts al binario 9 e 3 quarti e si lasciò alle spalle il mondo dei babbani. Harry si sedette sotto il cappello parlante, sperando con tutto il cuore di non essere assegnato a Serpe Verde, ma a Grifondoro. «Non a Serpe Verde, eh?» gli sussurrò il cappello nell'orecchio. «Potresti diventare grande, sai. Qui, nella tua testa, c'è di tutto, e Serpe Verde ti aiuterebbe sulla via della grandezza, no?» «Beh, se sei proprio così sicuro, meglio...» «Grifondoro!» Benvenuto alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Io sono Albus Silente, il vostro preside. Hogwarts è piena di segreti, Harry. Dovrai esplorare ovunque, dietro ogni porta. Ma ricorda, a volte i segreti possono celare un pericolo. Oh, dimenticavo, l'accesso al corridoio del terzo piano è vietato a chiunque non desideri fare una fine molto dolorosa. Pigna, pizzicotto, manicotto, tigre. Quattro splendide parole, non trovi? Oh, a giudicare dalla cicatrice, tu devi essere Harry Potter. Io sono Fred Weasley e questo è mio fratello George. Ciao, Harry. Abbiamo una proposta per te. A Hogwarts ci sono dei ritratti particolari. E dietro questi ritratti particolari ci sono delle ricompense. Ma ovviamente non tutti possono aprire i ritratti. È necessario conoscere la parola d'ordine. Se riuscirai a portarci le gelatine a tutti i costi più uno al cerume, ti riveleremo la parola d'ordine. Noi saremo nella sala di ritrovo di Grifondoro, alla quale puoi accedere attraverso il ritratto della signora in rosa. Ci vediamo, Harry! La parola d'ordine? Caput Draconis! Quando bevi una pozione rigeneratrice, la tua salute torna al livello massimo. Incredibile, non trovi? Ultimissime sulla rapina alla Gringot. Proseguono le indagini sulla rapina avvenuta alla Gringot a opera di ignoti maghi delle arti oscure. Oggi i folletti della Gringot hanno ripetutamente affermato che nulla è stato trafugato. Il contenuto della camera di sicurezza presa di mira dai rapinatori, tuttora non identificato, era stato ritirato il giorno stesso. Quando
sei a corto di energie, prendi una cioccorana. Ti restituirà un po' di forza. Merlino. Ehi Harry, ti ricordi di me? Sono Ron Weasley. Quel viscido serpeverde di Drago Malfoy è uscito da questa porta con un gufo sotto il braccio. Credo che fosse Edwige, la tua civetta, inseguiamolo! Andiamo, Harry, dobbiamo trovare Edwige! Bene, bene, bene! Ecco il famoso Harry Potter! Io sono Draco Malfoy e ti consiglio di portarmi rispetto! Stai per caso cercando il tuo gufo? Che imprudenza lasciarlo tutto solo! Torna a casa dalla mamma, Potter! Che sbadato! Tu non hai una mamma, non è così? È un insopportabile seccatore, lascialo perdere! Noi Grifondoro dovremmo rimanere uniti! Andiamo, Harry, seguimi. Per arrampicarti, premi in avanti il tuo controller. Andiamo. Seguimi. Per saltare, avvicinati al margine e tieni premuto il tasto direzionale su. Guarda, c'è un'altra piuma. Io tornerò indietro a sorvegliare l'ingresso. Tu vai a cercare Edwige. Ciao, Harry Potter. Io sono Nick Quasi Senza Testa, il fantasma di Grifondoro. Guarda com'è alta questa stanza! Per poter uscire, devi arrivare fino in cima! Se vuoi dare un'occhiata in giro, premi il tasto triangolo. Premi nuovamente il tasto triangolo quando hai finito. Alcune lumache sono scappate dalla lezione di cura delle creature magiche. Fai attenzione, sono terribilmente velenose. Premi il tasto X per lanciare un incantesimo respingente flipendo dalla tua bacchetta magica. Dovrebbe fermare quelle spregevoli creature. E sii prudente! Anche le scie delle lumache sono velenose.
Puoi utilizzare i tasti L2 e R2 per ruotare la telecamera. Flipendo! Premi il tasto triangolo per guardarti intorno. Puoi lanciare l'incantesimo respingente flipendo anche da questa visuale. Cerca qualcosa da colpire con il flipendo in questa stanza. Brillano? Le cose che brillano possono essere colpite con un incantesimo respingente flipendo. Questo è un blocco incantato. Potrai spostarlo utilizzando il tuo incantesimo respingente flipendo. Per muovere il blocco incantato, colpiscilo con il flipendo. Flipendo! 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 Respingente flipendo potenziato. Per lanciare un flipendo potenziato, tieni premuto il tasto X in modo da caricare l'incantesimo prima di liberarlo. Flipendo! 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 Sono Neville Pachok. Malfoy mi ha portato qua giù. Dopodiché è scappato via attraverso un passaggio segreto con un gufo. Adesso sono intrappolato da questi libri incantati. Ho perso la mia bacchetta magica, quindi non posso usare il flipendo per sbarazzarmi dei libri. Usa il tasto R1 per puntare la tua bacchetta magica contro i libri volanti. Poi usa il tasto X per lanciare l'incantesimo. La leva si trova da qualche parte qui intorno. Eccola, l'ho trovata!
Un incantesimo respingente flipendo, ben caricato, potrebbe liberare Dvige da quelle sbarre. Per lanciarne uno, tieni premuto il tasto X. Flipendo! Vedo che sei riuscito a ritrovare Dvige. Non vedeva l'ora di uscire e così le ho aperto la porta. Questo insegnerà a Malfoy a non metterci i bastoni fra le ruote. Ciao, sono Neville. Anch'io appartengo a Grifondoro. Harry mi ha aiutato a fuggire da quei libri. Lieto di conoscerti, Neville. Andiamo. Andate avanti voi, ragazzi. Credo di aver perso il mio rospo Oscar. Coraggio, Harry, andiamo. Wow! Dvige ha portato un manico di scopa! Ti indicherò dove si svolge la lezione di volo. Seguimi!